Veniamo alla tavoletta strumenti che, come vedete, è molto compatta. È molto compatta, può avere un freno per il bilanciamento pneumatico degli strumenti, ha un'escursione molto lunga che deriva da questo braccio molto avanzato. Tutti i cordoni sono in silicone, gli appoggi strumenti sono in silicone, come le impugnature, uguale l'impugnatura medico, l'impugnatura lampada e l'impugnatura lato assistente, tutti in silicone termodisinfettabile. Venendo agli strumenti, possiamo montare gli strumenti che vogliamo, abbiamo diversi tipi di ablatore, questo dipende dallo studio come è abituato, se a seconda della marca noi possiamo fornire la marca che lo interessa. I motori naturalmente sono induzione, le turbine sono attacco Midwest LED. Veniamo alla tavoletta medico, che è un touch, dove sono racchiuse tutte le funzioni. La prima videata dà informazioni sulla macchina quando è in stand by, vuol dire quando gli strumenti sono a riposo. Quando prelevo gli strumenti mi dà informazioni sullo strumento che ho preso in mano. Molto semplice e molto intuitiva. Qui posso accendere e spegnere la lampada, posso movimentare la bacinella in modo manuale o automatico. Posso riempire il bicchiere o temporizzare il lavaggio della bacinella in modo manuale o automatico, a seconda delle posizioni che io ho impostato. Queste posizioni, come vedete, sono molto semplici e intuitive e mi danno le posizioni manuali della poltrona. Anche queste sono posizioni estremamente intuitive, che sono la posizione di risciacquo, cioè quando abbandono la prima posizione di lavoro, di prima visita, devo far sciacquare il paziente, vado in posizione di risciacquo, last position che torna da dove ho lasciato e la posizione di azzeramento quando avrò finito il mio intervento. Queste posizioni sono altre posizioni che il clinico avrà voluto memorizzare, le sue posizioni ideali, quelle che vuole. Adesso ne memorizziamo ad esempio una, ecco, basta tenere premuto un paio di secondi che ho memorizzato la posizione che voglio. Il unito è progettato per lavorare con quattro diversi medici che, a seconda della loro specialità, a seconda delle giornate, l'ora di lavoro, il tipo di intervento che fanno, possono richiamare il loro nome e trovarsi la macchina completamente ridisegnata, completamente riprogettata, come se ci lavorassero da soli. Ancora altre funzioni del touch. Il touch può diventare un unico schermo e diventa un negatoscopio. Posso entrare in un sottomenu e sfruttare le migliaia di funzioni e le possibilità che ha questo touch molto, molto semplice. Impugniamo gli strumenti, prendo in mano la turbina e quindi mi dà informazioni sulla turbina. E cosa posso fare? Posso accendere e spegnere i LED. Posso modificare le funzioni posso utilizzare il pedale a rampa oppure on off, posso modificare la quantità dello spray attraverso il più e il meno. Quindi, come vedete, molto semplice e molto, molto intuitivo. Il micromotore è ancora più sofisticato, naturalmente. Il motore abbiamo già detto che è brushless, quindi significa che non ha parti in movimento soggette a usura, quindi è uno strumento assolutamente autoclavabile. Il touch prevede tutte le memorie possibili, posso avere delle memorie rapide, come vedete, delle memorie rapide, posso modificare in base al tipo di strumento di manipolo rotante che mettiamo, posso impostare le sue funzioni e automaticamente vado a leggere quello che sto facendo. Si modifica la velocità, si modifica il torque, si modifica, come vedete, queste icone sono unificate in qualsiasi unito che troverete. Se c'è un'icona simile vuol dire la stessa cosa, quindi molto semplice, facile, intuitivo. In alto troverete il tipo di motore che è montato, quindi anche questo è una cosa assolutamente intuitiva.
La stessa cosa per l'ablatore, diremo che tipo di ablatore, che tipo di funzione abbiamo, che tipo di modifiche possiamo fare e che tipo di pedale possiamo utilizzare, e anche questo possiamo utilizzarlo, se è a fibre ottico oppure no, possiamo vedere l'illuminazione sullo strumento. E qui abbiamo visto la tavoletta medico, abbiamo visto come è facile utilizzarla, abbiamo visto l'ampia rotazione della tavoletta, come può girare su se stesso, ma sempre in modo facile, orientata verso l'area di interesse, che è sempre il cavo orale, come dicevo prima, che è l'unica area di interesse per noi, quindi questa è la posizione sempre più facile, e come vedete posso lavorare in occasione che non ci sia la presenza dell'assistenza, posso lavorare stando col busto eretto e facendo solo movimenti di secondo grado, utilizzo tutti gli strumenti che voglio. Bene, cos'altro posso fare su questa splendida macchina che, come vedete, ha delle forme molto morbide e molto facili da igienizzare, e assolutamente non ha nessun problema nei confronti di tutti gli agenti esterni, che sono le luci, i prodotti detergenti, i prodotti disinfettanti, che molto spesso creano un invecchiamento precoce delle apparecchiature. Nel nostro caso tutto quello che vedete, tutte le superfici esterne sono smaltate in modo che sono assolutamente protette dagli agenti esterni che vi ho nominato. Un'altra cosa importante, che è una peculiarità importante di questa macchina, che riesco ad aprire a 90 gradi il gruppo idrico, riesco ad abbattere il bracciolo lato assistente, e questo mi consente di fare due cose molto importanti. Mi consente di accedere lato assistente, e qualora fossi mancino poter avere la tastiera o la maniglia da questa parte e poter riprodurre i movimenti che vi ho già detto e le posizioni che vi ho già detto dalla parte mancina, oppure addirittura se faccio chirurgia e con questa poltrona posso fare veramente una chirurgia a 360 gradi, posso abbattere la poltrona, addirittura inserire il tavolo ponte, posso lavorare con gli strumenti dinamici dell'unito oppure col mio physio dispenser, e posso lavorare, visto tutto lo spazio che ho qua attorno, è una soluzione assolutamente unica. Questa diventa una poltrona assolutamente chirurgica, con tutte le funzioni chirurgiche, e qui posso lavorare anche a sei mani, il clinico, l'assistente, l'anestesista, perché si forma veramente una vera piazza attorno alla poltrona.